Liberi.tv, siamo qui con Dario Vesi, lo incontriamo a questo evento organizzato in Piazza Farnese per la raccolta per le firme per l'eutanasia legale. Dario, che ne pensi di questo evento? Immagino ovviamente tu sei militante radicale, sarei d'accordo, c'è stato anche un certo rilievo mediatico? Sì, un certo rilievo mediatico, vabbè, su questi temi radicali sfondano sempre la comunicazione perché sono temi che sono tabù per la maggior parte degli italiani e quindi prima pagina di Repubblica.it e quindi gli altri media, non solo quelli online ma anche il cartaceo, insomma grande eco sul tema perché anche per il modo in cui è stato affrontato, per il metodo usato che è tipicamente quello radicale, quindi la partecipazione in prima persona, l'impegno in prima persona, Marco Cappato dell'associazione Coscioni accompagna questa signora Piera, il video che ha fatto scandalo in Svizzera per consentirle di concludere come lei diciamo, aveva scelto la sua vita. Malata terminale, aveva deciso appunto di fare in un altro paese quello che in Italia non si può fare, cioè più in generale da un punto di vista organico la libertà di scelta, quindi come su questo tema dell'eutanasia anche su altri, insomma matrimonio fra persone dello stesso sesso per quanto riguarda le libertà sessuali, concepire nuove famiglie, cioè la gente ormai insomma parte e va all'estero. Però 50.000 firme, proposta di legge, e va molto bene, abbiamo tempo fino a settembre mi pare, ottobre. Sì, credo fino a settembre. E nulla, poi interessante anche sarebbe il fatto di quei tre articoli del codice penale, 579, 580, 580 non vorrei sbagliare, sull'ausilio che può, esatto, e lì si potrebbe fare un'altra campagna radicale, sarebbe bello, no? Fare un'altra campagna del tipo quella che è stata fatta per la depenalizzazione dell'aborto e quindi ci piacerebbe tanto avere un'altra Adele Faccio, un'altra Emma Bonino, un'altra, perché no? E poi sul piano del diritto riesci a trovare quel grimaldello che ti consente di non solo diciamo essere tu in prima persona a farti corpo, no? Di una battaglia, di una lotta, ma anche a farla conoscere in una maniera così scandalosa e di frattura a tutta agli italiani, insomma, che su questo sono, e all'inizio dell'anno mi pare, un altro sondaggio, più del 50% insomma favorevoli ad una regolamentazione del fenomeno. E quindi insomma in bocca al lupo a tutti noi. Bocca al lupo a tutti. Grazie Dario Vesi. Grazie. Okay.